Vivo in Lombardia, la regione più ricca d'Italia, la più produttiva, la protagonista del PIL nazionale, dove vi è la sanità pubblica migliore d'Europa. Eppure, noi lombardi, da 2 mesi a questa parte, sogniamo di risvegliarci molisani o lucani. Perché lo stivale adesso calza meglio a metà polpaccio. Del resto ce l'avevano detto che questa esperienza ci avrebbe cambiati. I più risoluti amanti della città, i goduriosi, i viziosi, i massimi fruitori dei servizi dell'urbe, ora invidiano coloro che vivono in campagna o a ridosso di boschi e montagne, perché costoro possono farsi una bella passeggiata senza pagarla 533 euro. E soprattutto senza che figuri nel certificato dei carichi pendenti. Il residente del centro storico permuterebbe senza indugio il proprio appartamento signorile con un bugigattolo infame, purché collocato in qualche isolata periferia. Così sarebbe lecito prendere l'auto per spostarsi e schiacciare sull'acceleratore lungo strade deserte e sgasare come dei veri tamarri, sgommare alla ripartenza del semaforo verde in curva. Mentre noi possiamo solo sgommarci le mutande. Io ormai monto in auto solo per accenderla. Così qualche minuto per mantenere in vita la batteria, una volta ogni 15 giorni. Stessa frequenza con cui ormai mi faccio la doccia. Il supermercato, mai ritenuto da nessuno luogo seducente, oggi è covo di appuntamenti carbonari, ove amici e amanti si incontrano segretamente tra cibo per cani e carta per culo, eludendo i controlli della sbirraia. Ci avevano avvisato. La quarantena farà di voi persone migliori. Ma io più tempo passo sola con me stessa, più scopro quanto mi disprezzo. Più mi disprezzo, più mi do importanza. L'isolamento vi permetterà di dare il giusto valore agli altri. E infatti noi sogniamo di tornare ad accalcarci l'un l'altro ad un concerto o in qualche altro rito orgiastico. Ma sentiamo anche, per paradosso, la voglia di menare tutte quelle persone che non ci hanno voluto bene e che nella vita non ci hanno capito. O forse ci hanno capito. Ed è per questo che non potevano volerci bene. Più consapevoli, ora siamo pronti a calarci nella fase 2, che per Freud era anale e quasi certamente lo sarà anche per noi.